Buongiorno YouTube! C'ho due rocchini, vero? Sì, non ne ho perso, ok. Allora, giorno 2 Edimburgo. C'è il tempo un po' così, cosa non è male. Ma quanto sono belli questi occhiali da sole, vero che sono da gattina? Non capisce niente questo qua. E quel codino così. Ma quanto sono bella! Vabbè. Ora faccio vedere il tempo. Che ci sono un po' di nuvole bianche col cielo azzurro. Di qua ci sono i nuvoloni neri. Tira il vento, fa caldo, fa freddo. Importante che non piova. Adesso andiamo in centro, che vogliamo vedere un po' di tour per le Highlands, così. Per tutto il sali scendi, è come San Francisco. Che ci sei stata, vero? Mi dicono! Dicono, sì, dicono. Sono passato... Vabbè. E qui siamo arrivati al punto dove c'è il posto dei gatti, che non si sa se è un bar, cos'è. Altri Mao. Ciao! Ok, a Giuliano sembra. Oh, ciao Garfield, buongiorno! La cisaba gigante, madonna! Ciao, ma sei un protagonista tu, ciao! Mamma che culone peloso, pacioco che c'ha questo qua, Dio! Ti stai guardando le sketches. Sketches. Ciao Mao! Tu sei tipico gatto rosso che se ne frega niente di niente, guarda, pantalone. Ciao! Guardano tutti come una matta. Io sono una matta. Strani, no? Guarda che c'è uno col kit, aspetta. Te mi hai fatto perdere quello col kit. Guardava come una pazza, infatti. È il poliziotto adesso. Adesso vi faccio vedere un autentico poliziotto scoscese. Se noi mi arresta. Ma speriamo. Se mi arresta, questo resterà per Barbara D'Urso. Barbara D'Urso, questo è per te. No! È un omino dei parcheggi! È un canarino! Ciao! Là, dove osano le aquile, o non so che use, che uselassi. Un cagnetto. Cagnetto. Cagnetto pitbull. Cagnetto pitbull. Che pitbull? No, che bestia. Vabbè, un cagnetto. Pitbull. Là, dove osano gli uselassi. Pitbull. Guarda la bandiera inglese come sventola spavalda sulla Scozia. Guarda. Mi sfida. Mia tanto ancora giusta. No, ma infatti io sono per l'indipendenza della Scozia, amici, sono con voi, io voto per voi. Dopo andiamo lì, forse, se grafò. Cagneto, ciao Cagneto. Questi ci stanno già ripensando, questi qua sulle scale, questi ci stanno già ripensando. Dopo, forse, se le gambette reggono, andiamo qui verso noi, a piedini, facciamo tutta questa scala qui. Oppure quelle interne che ci sono più avanti. Oppure quelle interne che ho fatto vedere ieri. Vedremo. Non vi assicuro coming niente. Coming in. Guarda che fai vedere che figo che sei con gli occhiali da sole. Girati. Coming in. Inquadrati di lato. Fai vedere quanto sei gnocco. Oh. Fai vedere la maglietta di Star Wars che ieri ha riscosso estremo successo su Facebook. Guarda. Oh. Sei troppo bello. Guarda là. Dammi la magnum. Fanni la magnum. Guarda. Oddio. Oggi è martedì, per giovedì abbiamo prenotato un tour in italiano qui, andiamo a fare il giro delle Highlands. Loch Ness no, vero? No? Facciamo il giro delle Highlands e la distilleria? No, era quell'altra. Un attimo, mi metto dentro i dindini nella taschina. Quindi, questi tour, ci sono 2000 tour a piedi se vi interessa, noi invece ci arrangiamo perché noi siamo così, con braccino corto. Mi diverto a rompere, guarda, mi diverto a dargli fastidio, si vede? Ah, uniamoci a questi, vai. Adesso facciamo finta di essere anche noi qua spagnoli, non cagate spagnoli. Cale già finì ogni. Niente, peccato. Cioè già sono curta e larga di mio, più con questo bellissimo specchio deformante, sono un comodino. E c'è questo? Qui magra, alta e magra, sono una modella. E senza accorgercene siamo arrivati al castello ormai. Qui dietro c'è l'entrata al castello,
Qui c'è la Scotch Whisky Experience, che ti fanno vedere come si produce il whisky. Qui c'è Donone in gita. Qui c'è Camera Oscura e World of Illusion, che hanno detto che è un'attrazione figa, ma credo che noi non la faremo. C'è gente che fa... C'è William Wallace, fatemi passare, donne, spostatevi. C'è un autentico Highlander, ragazzi. Questo è proprio autentico. Questo ha 700 anni. Portati bene, dai. Tutto sommato, se li porta bene. Allora, spadon. Questa è l'entrata al castello di Edimburgo. Andiamo a Maestone, la Chessit, che scopriremo quando c'è wifi cos'è. E qui, no, ho visto. Qui c'è una specie di tribuna, perché credo facciano tipo le parate. E qui ci sono le guardie con la penna sul cappello. Andiamo a metterci sulla destra. Ah, vabbè, un attimo. Mamma mia, che emozione, spostatevi tutti. Dove vai? Dove vai? C'è il guardiano del castello. Ah, basta, finito. Ok. Si arriva fin qua? Beh, si entra anche dentro? No? Sì, ma se sto aspettando te. Andiamo. Questo scazzatissimo, proprio scazzatissimo. Memorial to Bruce, Memorial to Wallace, William. Qua, un po' di qua, un po' di là. Oh, Gesù, sono i cannoni! Figo. Ecco. E se io non ci avessi voglia di prendere il biglietto, tipo? Ah, mai fatto. Aspetta, Come sa che tengo solo il biglietto? Vabbè, tanto fin qua siamo arrivati. Beh, andiamo qua, vediamo se si vede qualche panorama da qua. No, si vede la fila. C'è la fila come a Gardaland. E niente. Guardiamo fino a qui. Là c'è l'entrata al castello, qui ci sono le scale che adesso faremo per tornare giù fino a piazza, e là ci sono le colline verdi. C'è anche figata. A parte le gru che rompono un po' i paiocchi, vabbè, però quelle colline verdissime là in fondo, bello. C'è un vento della Madonna. E adesso andiamo giù su queste scale che giù fino là in fondo. Una pinta di birra, non abbiamo capito come, però era quella più forte. E questo è il Beef Burger. Questa è l'offerta speciale 5 sterlozze 95.
che insomma, presentazione carina. Solo questo. Esatto, solo questo senza il beveraggio. Che la presentazione è carina, se, roba sembra ce ne sia abbastanza, adesso mangiamo. Allora io non sono riuscita a finire il mio chicken burger perché sai era che anche questo è piccante. Piccantissimo, ecco, molto bene, l'ho devoluta in beneficenza a lui, adesso mi mangio le patatine che sono strabuone. E abbiamo aggiunto questa HP sauce, se qualcuno sa che cacchio è. Sabu? C'è dentro pomodori. All'inizio è dolciastra, poi tende aceto, a piccare. Melassa, sciroppo. Ma mi sa che è caramello allo spam. Sì, dovrebbe essere dolciastro. Non c'è niente di piccante in teoria. Allora mi sa che è lui che tende dopo. Bacca di sabecca. E poi. E poi il dolce. Vedrete. Allora, adesso faccio vedere il dolce. Che siamo venuti qua anche per questo in Scozia per provare. Dov'è? Dove sei? Eccola qua. Fa le foto. Il Mars fritto. Specialità scozzese, vai. Ed eccolo qui! Ammazza che! Effetti speciali, visto? Questo è il Mars fritto, questo è un boh, è il questo gelato. Questo credo sia cioccolato, sai? Cioccolato sì, quello fatto su, e gelato che si sta squagliando, quindi adesso ce lo mangiamo. Dai, assaggia, no, voglio vedere la faccia. Allora, questo... Ah, sì. Questo. Questo che delimita la divisione. La metà, esatto. Quindi la più grande mia. Non vale, la vediamo com'è dentro. Non si capisce un cazzo. Beh, vediamo la faccia, dai. Il profumo è buono, eh. Credo sa di fritto. Il profumo è buono. La faccia non so, esprimiti a parole perché l'espressione non... Se ci friggono il pesce prima non so. Vabbè, adesso proviamo. Quindi? Mi sento più la gamba sinistra. Male. Sentiva tanto il fritto, poco il Mars. Adesso lo sento tutto impacchettato. Più che il Mars sentivo il mare. No, la bocca è un po' impastata adesso, dai, che prendiamo l'acqua. Ma prendiamo la bottiglietta, non ci arrivi? Prendiamo la bottiglietta al supermercato e ce la portiamo in camera. Non era male, poi almeno abbiamo assaggiato qualcosa di tipico perché l'haggis non lo vuole assaggiare. Mangialo. Non mangio neanche l'hamburger, io mangio l'haggis. Vabbè, adesso torniamo in albergo a dormire un'oretta. Mi sfidi? Guarda che belle nuvole. Insomma, sempre sul North Bridge. E ha fatto questa bellissima treccia alare e dobbiamo andare qui. La Gigio vive, sì, qui, che dovrebbe essere il monumento a Walter Scott. Adesso vediamo. Facciamo vedere un po'. Là c'è sempre il mare che non si vede. Ciao. E vabbè, non si vedono le nuvole, vediamo. Questo è il monumento, molto gotico, e questo è il panorama, adesso andiamo a vedere. Ma questa è Princess Street, qui dietro c'è la donna cornamusa, andiamo a vedere. La donna che suona la cornamusa dietro a questi quattro pirlotti qua. E questi sono i Princess Garden, che adesso andiamo a vedere, questo è il monumento a Walter Scott. Che in teoria si potrebbe andare su, però ci sono 287 scalini, quindi non ci andrò. Qui c'è H&M gigante e dovrebbe esserci Primark da qualche parte, adesso lo cerco, lui non lo sa ma lo cercherò.
e non so se ho sentito, perché ogni tanto mi sa che copro il microfono con la manina, va bene. Comunque dicevo, qui si può andare fino a sopra, fino a qui, volendo. Ma sono 287 scalini, quindi io non ci vado. Però dicono che sia bello perché vedi il castello di Edimburgo che è dall'altra parte. Intanto vediamo questi giardini. Qui ci sono specie di giostre, si salta. Blu. Bello però, bello. Beh, gente che si fa le foto del selfie stick sdraiati, cioè questa è proprio l'involuzione della razza umana. Andiamo a vedere giù. Andiamo a vedere su. Vabbè, comunque, questo è il castello. Qui altre cose che non so. Belle, però, molto belle. E vabbè, qua dietro l'albero c'è il monumento sempre a Walter Scott, credo. E io credo che dietro questi autobus, che copro sempre il microfono, credo che dietro questi autobus ci sia proprio, però non lo so, se si spostassero sarebbero anche carini e gentili. C'è il signore qua dietro che mi guardavano tutte stupite e stupefatte. Parlo da sola, lo so. Che è successo? Treno. Ah, treno. Sì, perché c'è la stazione. Là c'è la stazione. Che il ponte non passa sul fiume, bensì sulla stazione. E questo giardino qua è bellissimo, c'è tutta la gente stravaccata, stravaccona. Sono proprio belli. Cioè, ci sono due qua che 10 minuti che stanno facendo le foto, hanno problemi mentali, vabbè. Aspetta, faccio vedere. Un secondo, sì, questa è l'università di Edimburgo, che è quello che si vedeva da là, tutto goticheggiante. E qui c'è un panorama bellissimo e qua in fondo si vede il mare con i raggi del sole, guarda. Cioè, che robetta, questo è il mare, che robetta. E vabbè, qui dietro poi, qui dietro c'è il castello di Edimburgo, che si sono i giardini, e là dietro c'è sempre il monumento a Walter Scott, e qui c'è uno che si fa di aspettare. Ci andiamo. Sì, vengo su, volevo far vedere un po'. Questa è la chiesa di Frati Grigi Griffiths, è bellissimo, c'è una qui. Oh, lì, guarda. No, volevo far vedere quella che sta preparando i sacrifici. C'è una qui che sta preparando dei sacrifici su una tomba. E qui c'è una vista bellissima, i vecchiotti. Questo c'è il cielo un po' sky porn, un po' no? Qui hanno preparato un rogo, non si sa perché. Il cimitero, cioè, scusate, che cazzo sta facendo questa, ok? Il cimitero, cioè, bellissimo. Tio. Allora, siamo in un pub carino, si chiama Villager, è in una traversa del Royal Wine, e speriamo che ci portino a mangiare presto, perché sono le 9, alle 10 abbiamo il tour City of the Dead, però è qua, ci mettiamo 2 minuti a arrivare, quindi va bene. E intanto ci hanno portato la birra per lui e l'acqua, così appena ci siamo seduti, ma carina questa è la birra. Questa è l'acqua, che è la menta, il cucumero e cedriolo, che adesso vanno le detox water, questa è la detox water. Oddio, che buio! Boh, questo è pollo con sopra del bacon, delle carote, è annegato in un mare di pomodoro, poverino, non so perché, cosa ha fatto di male. Qui ci sono funghi con, boh,
comunque piatto vegetariano. Ok, adesso mangiamo perché sono già le 9:30 e lei dice dobbiamo andare nella città dei morti. Anche lui però a che merita? Io. È che sto facendo il video. Dov'è? Eccolo lì. Ecco, non è gnocca, gnocca anche la vecchia. Allora, adesso stiamo per entrare, facciamo il tour della città dei morti. Volevo far notare che sono le 10 di sera, cioè... Questo è il cielo che c'è, sono le 10 di sera, cioè... È come da noi alle 6 del pomeriggio. Poi adesso sono andate via tutte le nuvole cattive, ci sono queste nuvole bellissime. E adesso entriamo. But the interesting thing is, this is not the top of the archway. If you look behind, the space extends even further up. And what I find fascinating is people rent the apartments above here, and they have no idea that they've got this right under their feet. Can I just put this into context for you for a moment? I'm only talking about 200 years ago. It's not very long ago. And you think that life in Scotland's capital 200 years ago was better than this? Abbiamo finito la prima parte. Si è attaccato a me comunque. Ci stiamo, immagino, ci stiamo cagando addosso, bene. Comunque sono le 11:15, c'è ancora questo chiaro, volevo farvi vedere. Bene. Adesso facciamo un altro pezzettino, comunque ci siamo cagati addosso, grazie. Mitica questa qua, veramente. Paura. Things to trip up. It can be slippy, it can be muddy. Just be careful where you put your feet. As a little nature watch, we're just in at exactly the right time to see the bats flying above us. You might see some real bats just coming out just now. We've been divided into different sections purely by chance. We have semi-good stories on one side, slightly more macabre stories on the other side. And in the locked section at the very back, we have the Covenanters' prison and the Mackenzie poltergeist. You don't have a choice, it's me who tells the stories. We're going to do good guys, bad guys,